Domenica delle Palme, Pinetina De Curtis, si chiama così ragazzi, siamo in compagnia di Alessandro e Raffaele, sbaglio, due dei membri di Ammazza che Piazza, questo gruppo che si è alzato le maniche e senza aspettare nessuno ha fatto tanti atti d'amore per la città, ha dimostrato che regalando qualche ora del proprio tempo è possibile fare delle cose belle che rimangono e rimangono soprattutto per tutti. Innanzitutto complimenti per l'iniziativa che ormai dura da più di un anno, credo, no? Sì, ci hai presentato abbastanza bene, hai espresso ciò che noi facciamo, quello che vogliamo dimostrare ad altri cittadini che rimangono indifferenti alle problematiche della città. Noi ci siamo raggruppati, abbiamo cercato di alzare qualcosa e i risultati iniziano a vedersi. Avete cominciato con delle semplici scope, ma adesso abbiamo visto che stanno arrivando degli attrezzi professionali, tipo dei cespugliatori e roba varia. State coagulando, c'è gente che vi sta sostenendo in qualche modo? Sì, sì, stiamo crescendo, anche perché a differenza dello scorso anno che ci occupavamo delle pinetine o delle piazzette solo per la pulizia, quest'anno abbiamo dato vita, oltre che alla pulizia, alla riqualificazione del posto, e abbiamo incominciato a dare vita a dei veri e propri progetti. Abbiamo intenzione in questa pineta di creare una forma di aggregazione, racchiudere in esso lo studente che viene a leggersi un libro, l'atleta che viene a farsi una corsa, la persona anziana che porta il suo cane, quindi raggruppare questa gente e restituire una zona verde della città. Quindi state vivificando dei posti che altrimenti sarebbero dei deserti, deserti tra parentesi tenuti male, dimenticati. Sì, almeno ci proviamo, perché comunque le forze nostre sono limitate, purtroppo c'è bisogno del coinvolgimento di quartieri, amministrazioni che sono state assenti in questi anni. Questo è un posto abbastanza importante, no? Perché è una delle poche aree verdi che abbiamo a Taranto e con un po' di fantasia, di idee, vabbè, quelle forse non mancano, forse bisogna avere un po' più di coinvolgere un po' tante persone, no? Per cercare di arrivare a degli obiettivi che erano quasi impossibili da raggiungere in precedenza e magari con il coinvolgimento sarebbero più facili raggiungere. Poi state dando dei messaggi circa il recupero dei materiali, perché abbiamo visto che avete recuperato delle pedane in legno, dei pneumatici buttati in qualche angolo e gli avete dato nuova vita, nuova funzione. Eh sì, perché Roberto, sai che essendo un gruppo autofinanziato cerchiamo di svariare con le idee. A questa pineta abbiamo avuto in mente di realizzare delle panchine con delle pedane riciclate, abbiamo realizzato delle fioriere con dei copertoni recuperati in mezzo alla strada per creare delle vere e proprie fioriere. Ovviamente più idee ci sono e le mettiamo in campo, anche perché la voglia c'è. Le vostre idee e il vostro entusiasmo sono impagabili, lo sapete che non ci sono soldi per pagare il vostro impegno, sì? Sappiamo che i soldi sono il male forse della società di oggi, quindi cerchiamo di accantonare questo tipo di problematica e affrontare le cose solo per amore della propria terra, che comunque è la cosa principale, no? Che ci deve far capire cosa noi abbiamo. Roberto, il nostro successo qua non sono né i soldi e né altro, il nostro successo è vedere che questa pineta fino a pochi mesi fa veniva frequentata quasi da nessuno, adesso c'è gente che viene e finalmente c'è vita.